Questo video ha lo scopo di mostrare la corretta procedura di pulizia della cialdiera Golden Malted. La corretta pulizia delle piastre aiuta a prevenire difetti nella cottura e a evitare che il wafer resti attaccato alla cialdiera. Gli accessori necessari alla pulizia sono il pennello in teflon, il primo viene fornito con la cialdiera, dell'acqua, un panno da cucina umido e strizzato, un tovagliolo di carta bianca. La pulizia delle piastre si effettua a macchina calda immediatamente dopo lo spegnimento e aver staccato la spina dalla corrente elettrica. Intingere il pennello in teflon nell'acqua e poi nella cialdiera e procedere a pulire il primo quarto di piastra. L'acqua si trasforma in vapore e scioglie lo sporco che si attacca al pennello. Quando non si forma più vapore, pulire il pennello con il panno da cucina. Se il risultato non è soddisfacente, ripetere l'operazione, altrimenti procedere per pulire tutti i quarti della piastra. Una volta terminata la prima piastra, chiudere la cialdiera, ruotarla, aprirla e ripetere l'operazione su tutti i quarti della seconda piastra. Terminata la pulizia delle piastre con il pennello di teflon, la conclusione della pulizia interna della cialdiera si effettua con il tovagliolo di carta bianco. Prendo un tovagliolo di carta bianca, lo intingo senza strizzarlo nell'acqua e, ben bagnato, lo dispongo sulla cialdiera. Il vapore che si sprigiona provvede a sciogliere gli eventuali residui di grasso e di sporco all'interno della piastra e a trasferirli sulla carta. Dopo un paio di minuti la carta si sarà asciugata e sarà quindi possibile prelevarla osservando che lo sporco sarà stato trattenuto sulla carta stessa. A questo punto la cialdiera è pulita internamente. La carta può essere rimossa e ciò che resta da fare è pulire gli ulteriori spazi della cialdiera con il panno umido e strizzato. È più semplice pulire la parte teflonata della cialdiera mentre questa è calda, poiché lo sporco è caldo, è più semplice da asportare con il panno umido e strizzato. Thank you.